Dramma su una strada provinciale nella zona di Ovada. Un giovane di 21 anni, Leonard Murgioni di Stazzano, alla guida senza patente dell'auto del padre, si stava dirigendo verso Novi Ligure quando ha investito di striscio un ciclista che è caduto a terra. Il giovane ha proseguito la sua corsa per alcuni metri, poi l'auto ha sbandato finendo fuori strada e si è capottata. Lì un automobilista di passaggio si è fermato per prestargli soccorso, mentre alcuni altri automobilisti stavano già aiutando il ciclista che nella caduta ha riportato solo lievi ferite. Inspiegabilmente Murgioni è uscito dall'auto con una pistola in pugno, l'ha puntata verso l'automobilista, lo ha costretto ad allontanarsi dalla sua auto e se ne è appropriato. A quel punto ha rivolto l'arma contro di sé e si è suicidato. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, è possibile che si sia fatto prendere dal panico pensando alle conseguenze cui sarebbe andato incontro e abbia deciso di togliersi la vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Novi Ligure. E Agostino Castagnola, il muratore 44enne che mercoledì mattina ha strangolato nel sonno la moglie Paola Carlevaro di 40 anni nella loro abitazione di Silvano d'Orba nell'Ovadese, non ricorda più nulla. L'uomo non si rende conto di quello che ha fatto, parla al presente della donna sposata 10 anni fa e i suoi legali hanno annunciato che chiederanno per lui la perizia psichiatrica. Pare che qualche giorno prima i due avessero litigato e che da quel momento non si fossero più parlati. Entrambi depressi erano seguiti da un medico genovese. Proprio a questo medico Castagnola ha telefonato subito dopo il gesto, dopo aver ucciso la moglie con un pezzo di colla e averla ricomposta sul letto. Poi è uscito di casa per andare a costituirsi ai carabinieri. Ancora cronaca, la polizia di Alessandria ha arrestato il 24enne romeno Danut Nicolae Baltag, responsabile del tentato omicidio di un suo connazionale 27enne. La sera del 2 ottobre, in un cortile del centro storico, durante una lite per futili motivi, in evidente stato di ebbrezza e brandendo un grosso coltello da cucina, aveva tentato di colpire a morte la vittima che per parare i fendenti ha subito l'amputazione del dito di una mano. Le indagini effettuate dalla squadra mobile hanno permesso di individuarlo e di denunciare anche altri due romeni presenti sul posto per omissione di soccorso, poiché non avevano prestato assistenza al connazionale gravemente ferito. Cambiamo argomento, prima giornata Michelin per la sicurezza stradale, domani in Piazza della Libertà ad Alessandria, rivolta principalmente ai giovani, con un programma a seconda della fascia di età, dal Michelin Bike Ride in bicicletta alla Porsche Junior School su auto a pedali, al corso di avviamento alla guida con la teoria e prova pratica su scooter attrezzati. In mattinata, durante la tavola rotonda sicurezza, consumi di carburante ed emissioni di CO2 in relazione alle condizioni degli pneumatici, saranno presentati i dati raccolti durante la settimana relativi allo stato di manutenzione degli pneumatici degli alessandrini. E sempre domani alle 17 alla libreria Mondadori di via Trotti il sindaco di Torino Sergio Chiamparino presenterà il libro La Sfida, oltre il PD per tornare a vincere anche al nord. Un'occasione di confronto con uno dei principali protagonisti della scena politica di centro-sinistra in un momento delicato per tutto il sistema e soprattutto per il Partito Democratico. Insieme a Chiamparino sarà presente il senatore arquatese Enrico Morando, anche lui al centro del dibattito nelle ultime settimane sul futuro del PD. A moderare l'incontro il coordinatore cittadino dei Democratici, Corrado Parise. E per il momento dall'Alessandrino è tutto, noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea va allo studio.